L'esercito russo sarebbe pronto a sferrare un attacco massiccio con carri armati e artiglieria sull'acciaieria Azovstal di Mariupol. Dopo la completa evacuazione dei civili dall'impianto, le autorità ucraine si aspettano l'assalto finale da parte dei russi in quella che è l'ultima roccaforte della resistenza nella città. Mentre nella Piazza Rossa a Mosca si celebrava il giorno della vittoria con la tradizionale parata del 9 maggio, l'esercito russo lunedì ha lanciato 200 missili sul Donbass, diventato ormai il centro delle operazioni militari del Cremlino. I combattimenti hanno messo a ferro e fuoco Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, ormai sempre più sotto il controllo dei russi. Il presidente russo Putin continua a promettere che la Russia riuscirà a portare a compimento tutti i suoi piani. I nostri uomini stanno combattendo con onore e professionalità. Stiamo portando a termine tutti i nostri piani. Non c'è dubbio che raggiungeremo i risultati promessi, ha detto davanti al padre di un separatista ucraino caduto in guerra. I segni dell'offensiva che la Russia porta avanti con i 97 gruppi tattici impegnati nell'area sono visibili. Diversi esperti, tuttavia, affermano che negli ultimi giorni i progressi dei russi sono stati scarsi. I bombardamenti incessanti e il fuoco di sbarramento rendono difficile però tracciare un quadro completo di quello che sta avvenendo sul terreno.